Questa premessa, il danno dell'Irlanda è stato prorogato 200 volte e che comunque a dover discutere di un decreto, quello delle intercettazioni, la scadenza per il prossimo 29, nel prossimo il decreto non abbia nessun... Ci sono circa 200 emendamenti, ci sono un paio di emendamenti che comunque sono interessanti, sì, di costa, che hanno anche a che fare con, in qualche maniera con la prescrizione, ma sui quali insomma non ci saranno grossi problemi, spero. Allo stato stiamo per iniziare i nostri lavori e mi aspetto insomma una normale affluenza, nel senso che siamo qui per lavorare e noi portiamo avanti il nostro lavoro per cercare di concludere nei tempi e nei termini il decreto legge. Quando dovrebbe andare? Domani è fissata l'aula per le 10:30, c'è la discussione generale il mattino, immagino. Assolutamente sì, l'intenzione e l'intendimento della maggioranza è di chiudere il provvedimento entro la scadenza che è il 29 febbraio. E gli emendamenti sono tutti di opposizione? Tutti di opposizione, sì, tutti di opposizione, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. E questi di cosa potrebbe esserci colpo di testa in Italia? Non sono proprio... cioè, diciamo che l'argomento è molto vasto in quell'emendamento, quindi riguarda principalmente l'intercettazione, a margine in un punto riguarda anche la prescrizione, ovvero l'entrata in vigore, però ecco, entreremo poi nel merito di quegli emendamenti in quella fase, ma ripeto, la stragrande maggioranza cioè quegli emendamenti sono sulle intercettazioni, quindi. L'organizzazione dei lavori che ci vede tutti per arrivare alla richiesta che rivolgiamo a lei, che i cittadini, cioè italiani, dicevo che anticipo quello che verrà detto domani